Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul canale. Oggi video, come potete leggere dal titolo, dei preferiti, ma questa volta in collaborazione con Federica, che ha un canale piccolo qui su YouTube, quindi mi farebbe piacere se andate a vedere il suo canale. Poverina, ha avuto un problema, non si è capito dovuto a cosa, che praticamente gli ha cancellato tutti i video dal canale, quindi sta ripartendo da zero, quindi se vi fa piacere aiutiamola a farla crescere insieme. E niente, quindi vi invito anche a vedere il suo video che vi lascio qui in alto nelle schede. Io mando un grosso bacio a Federica e andrò a vedere subito anche i tuoi preferiti. Per quanto riguarda il video di questo mese, dei preferiti, no di questo mese ma del mese di marzo, scusate, ci sono anche alcuni preferiti top del 2016 che vi ho mostrato in quel video che vi lascio sempre qui in alto nelle schede se non avete ancora visto, e diciamo che anche quei prodotti sono tuttora i miei preferiti, alcuni di quelli, per cui non ve li ripeto nuovamente perché sarebbe appunto una ripetizione, e quindi vi faccio vedere quelli che sono in più, quindi quelli che si sono aggiunti. E come primi sicuramente questi tre primer di Urban Decay. Sì, è un aia. Mi sono dato il prodotto sul naso. Dicevo che questo è un pre-prime che si usa prima del primer e lo amo alla follia, mi idrata la pelle, mi prepara la pelle al primer. Lo indosso anche tuttora sulla pelle, fa questo effetto smooth che mi piace da morire. Poi abbiamo l'Optical Illusion, che ho visto che è piaciuto a tantissime persone qui sul tubo e devo dire che lo amo anch'io, e tra l'altro so che piace anche a Eleonora e Deborah, alle quali mando un grosso bacione, che vi seguo sempre. Adoro questo primer perché va a minimizzare i pori, fa la pelle super flawless e ha anche una consistenza molto molto particolare, quasi mussosa, non lo so, mi piace tantissimo. E tra l'altro anche la confezione, mi sono accorta che è molto particolare, non ha la classica cannuccina che preleva il prodotto, ma voi basta che qualora non dovesse uscire il prodotto lo tenete un po' a testa in giù. Quelle confezioni che hanno la, non so come si dice, air qualcosa, che praticamente mano a mano che voi consumate il prodotto, vedete qui c'è una piccola pompetta che preme sul prodotto e lo fa mano a mano scendere e uscire. Vedete, io già ne ho consumato un bel po'. Poi per finire e concludere, che già ho parlato 8000 quanti minuti? 4 minuti solo per due prodotti, abbiamo lui che è praticamente il fissante che va, come vi ho detto nei precedenti video, a togliere quell'effetto cake dal viso. La cosa positiva è che entrambi i prodotti, sia questo che questo giallo-verde, hanno il doppio tappo, quindi durante il viaggio siete sicure che non esce fuori nulla. E voi praticamente lo nebulizzate in questo modo sul viso e così facendo andate a fissare il trucco e a renderlo un po' più omogeneo. Ovviamente tra i prodotti preferiti che vedrete adesso, alcuni sono prodotti che ho da tempo e che magari sto riutilizzando nuovamente. Altri sono dei prodotti nuovi, nuovi nel senso non usciti ieri, ma sono comunque prodotti che si sono inseriti ai miei preferiti di sempre. Quindi continuiamo, un correttore che mi è piaciuto parecchio, che ho utilizzato abbastanza in quest'ultimo periodo, ed è questo, ed è l'Universal Stick Concealer di Kiko nella colorazione 01, che è abbastanza aranciata, ve la faccio vedere. Per essere la 01 comunque è bella, almeno sulla mia pelle è bella aranciata, e devo dire che mi piace parecchio sul contorno occhio. È molto leggero come texture, cioè è coprente ma allo stesso tempo leggera, quindi non vi va tantissimo, a meno che non ne applicate voi tanto, però se l'applicate la giusta quantità non vi va a evidenziare le rughette, e mi piace molto, l'avete visto in parecchi miei video, quindi magari vedete un qualche Get Ready With Me, sicuramente lo vedrete in azione. Sempre per il contorno occhi e anche per il viso sto amando la Nude Skin Powder di Mesauda, che anche questa vi ho fatto vedere in un video, e mi piace tantissimo per andare a fissare il contorno occhi, la adoro, e è disponibile in due varianti. Questa, che è quella un po' leggermente colorata, ma anche per me è chiara, quindi se vi piace quella trasparente c'è in gamma, e tra l'altro mi piace che è molto molto fine, è quasi impalpabile come texture, e tra l'altro come primo ingrediente abbiamo la mica e non la silica.
se non ricordo male, comunque sul sito c'è tutto l'INCI ed è una cosa molto molto importante, perché mi sono informato, ho letto un po' online e praticamente la mica rispetto alla silica è più idratante e quindi vi va a idratare il contorno d'occhi e il contorno d'occhi e il contorno occhi, ed è per questo che mi trovo molto bene con questa powder, perché solitamente quelle con la silica mi seccano davvero tanto, mi segnano tantissimo anche qui, proprio tanto tanto il contorno occhi, perché la silica assorbe il sebo e secca la pelle, mentre la mica si assorbe il sebo ma allo stesso tempo idrata, quindi ottima. Preferiti due in uno in questo caso. Prima palette di Phoebe, che avete visto sicuramente tantissimo online, e mi piace tantissimo perché è molto carina come packaging, il materiale è fatto benissimo, quindi la palette è fatta davvero bene e ci sono di tre dimensioni, almeno quelle che mi ha inviato gentilmente l'azienda sono di tre dimensioni, e abbiamo questa con i cuoricini e le zampettine, poi c'è quella solo con le zampettine del cagnolino o del gattino, non lo so, non si riesce a capire, però sono molto carine, fatte molto bene, anche il prezzo non è elevatissimo. E poi preferiti all'interno di questa palette sono tutti questi prodotti MULAC che ho utilizzato tantissimo in quest'ultimo periodo, e abbiamo il mio blush in assoluto preferito, che è Belle, come vedete ha fatto già il buchetto, e poi una scoperta, nel senso che ce l'ho da tantissimo tempo però l'avevo sempre snobbato, non so per quale motivo, ed è Bambi, che poi è il blush che indosso oggi. È meraviglioso, tra l'altro vado a riapplicare un pochettino, farò vedere meglio, cioè lo potete stratificare, lo potete applicare in maniera leggera, è meraviglioso, non so per quale motivo l'abbia snobbato per tutto questo periodo, però dov'è? È lui, è davvero molto molto bello, bellissimo, cioè sul viso e sulla mia carnagione mi piace da morire. Poi per quanto riguarda il contouring, sempre Ipno e Ade, indosso anche oggi e mi piacciono tanto. Ipno è freddo, quindi mi piace per andare a fare il contouring, e poi Ade lo utilizzo per andare leggermente a scaldarlo, e la trovo la combo perfetta e migliore per il contouring, soprattutto se avete la pelle chiara come me. Morris abbaia nel sonno nel frattempo, vabbè. Poi altro preferito è Nike, che utilizzo come correttore e mi trovo davvero benissimo, soprattutto se avete le occhiaie del mio stesso colore, le va a neutralizzare benissimo. Solo avendo una texture un po' più cremosa e densa, se avete un contorno occhi un po' secco, come vi dico sempre, vi consiglio di applicarlo solo qui nell'angolo interno, dove non si possano andare a creare pieghette, quindi in maniera proprio leggera leggera andate a picchiettare solo in quest'angolo interno questo prodotto e vi copre tutto. Altro preferito è sicuramente Eros, che è questo illuminante in polvere che amo alla follia e sto utilizzando tantissimo, tant'è che ha già fatto un po' la conchetta, non so se si riesce a vedere, ed è quello che indosso in questo momento, guardate, è luce pura, è bellissimo, lo adoro, lo avevo sempre anch'esso non snobbato ma usato meno, perché il mio preferito proprio non di sempre, da prima che nascessi, è Gleam, è questo qui, che è uno skin light sempre di MULAC, però in crema, come potete vedere sta quasi terminando, quindi l'ho letteralmente mangiato, e mi piace tantissimo in combo con Eros, fa un effetto super wow, super bagnato, quindi se avete gli skin light sia in se avete gli skin light, scusate, e anche no, ok, è intero, se gli skin light in crema e anche un prodotto in polvere, no dai, si è salvato anche stavolta, che culo, si è rotto solo l'angolino. Comunque ve lo faccio vedere veloce, lo metto subito a posto, altrimenti stasera credo che si rovini e si spacchi mille pezzi e piangerò all'infinito. Bello caro caro nella palette, così non si muove. E abbinando gli skin lights anche agli illuminanti in polvere di MULAC avete un effetto bagnato proprio all'ennesima potenza, super power, e quindi potete abbinarli insieme, quindi mettendo prima quello in crema e poi fissandolo con quello in polvere, e quindi avete un effetto bellissimo, altrimenti anche da soli sono bellissimi, e non so per quale motivo l'avevo sempre un po' messo da parte, ma in realtà
ne ho apprezzato appieno la sua performance in questi ultimi mesi e infatti lo sto praticamente utilizzando ogni giorno. Passiamo agli occhi, come primo prodotto l'avete visto anche questo in tantissimi miei video ultimamente, ed è la Nude Spectrum di Zoeva. Mi piace tantissimo, è meravigliosa, bellissima, ha tutti questi ombretti all'interno. Tra l'altro vi ho fatto un tutorial sulla mia pagina Facebook, vi invito ad andare sulla pagina a vederlo e fatemi sapere un po' cosa ne pensate, se vi piace, perché era il make-up che indossavo nel video sei palette da avere assolutamente, e in tantissime mi avete appunto richiesto il tutorial di quel make-up. Essendo un video veramente cortissimo, ho pensato di caricarlo sulla pagina Facebook, così magari è più immediato da vedere. E ho utilizzato appunto interamente questa palette qua, ma giusto tre o quattro ombretti, e avete un look wow, meraviglioso. L'unica pecca negativa di questa palette è che è polverosa, quindi dovete veramente centellinare il prodotto e prelevarlo in maniera proprio delicata, perché se andate di prepotenza veramente alzate tantissimo polvere e prelevate proprio tanto tanto prodotto. Quindi vi consiglio davvero di prelevare picchiettando delicatamente. Però meraviglioso, anche il make-up di oggi l'ho realizzato con questa palette, praticamente la sto usando tutti i giorni. Altro preferito che non sto usando da tantissimo, ma che mi è subito piaciuta sin da subito, è la Pink Muse Intense Coal della Pupa Milano, questa matita, la 01, e questa è quella nera. C'è anche la versione marrone e la versione verde, non vorrei dire una cavolata, comunque sul sito di Pupa trovate tutte e tre le versioni della collezione primaverile, quindi in edizione limitata, e questa matita, che è quella che indosso anche oggi all'interno dell'occhio, mi piace tantissimo. Ripeto, io non ho una lacrimazione eccessiva, non ho problemi di sensibilità agli occhi, per cui tenete fede anche di questa cosa. Stiamo parlando di un occhio, come vi ho sempre detto, tra virgolette normale, no? Che quelli che lacrimano tanto non siano normali, però diciamo degli occhi che non presentano delle particolari patologie, per cui la durata di questa matita sul mio occhio è alta, non ce la metto, mi dimentico di andare a ritoccare e me la ritrovo sempre fino alla sera, quindi mi piace tantissimo. La mina è molto morbida, sia per questa nera che per le altre colorazioni, le ho provate tutte e tre, però diciamo quella nera è quella che utilizzo maggiormente. Altro preferito che vi ho fatto vedere in un video prime impressioni, che vi lascio sempre qui nelle schede, è il mascara ciglia sensazionali voluptuose all'olio d'argan di Maybelline. Allora, questo mascara, vi faccio vedere anche qui lo scovolino fatto in questo modo, è meraviglioso. Vi lascio comunque, ripeto, nelle schede il video, così potete vedere l'applicazione, perché in questo caso ho delle ciglia finte. È bellissimo, vi fa un effetto meraviglioso, però continuandolo appunto a utilizzare in questo periodo qua, ho notato che ha un difetto che per certi punti di vista può anche essere un difetto grande, cioè quello che per struccare questo mascara dovete patire le pene dell'inferno, perché comunque necessita di uno struccante abbastanza oleoso. Quindi ora non so la vostra tipologia di occhio, se avete problemi con gli struccanti molto oleosi, però se appunto siete molto sensibili e non riuscite a utilizzare questa tipologia di struccante, non è il mascara che fa per voi, perché davvero si deve proprio massaggiare tantissimo l'occhio, quindi la zona delle ciglia, affinché questo mascara venga via del tutto. Quindi è meraviglioso, fa delle ciglia super wow, però tenete conto di questo particolare, non indifferente, però purtroppo mi piace tantissimo, quindi preferisco stare lì un attimino a struccarmi di più, però mi piace l'effetto super wow delle ciglia. Per quanto riguarda le labbra, ultimamente ho avuto il piacere di provare i nuovi rossetti liquidi di, mi viene da dire tinte, ma non si chiamano tinte, sono i rossetti liquidi di Smashbox, e devo dire che sono rimasta molto colpita. Ho per adesso provato solo questa colorazione, come sapete i nude sono quelli che proviamo secondo me tutte per prima come colorazione, e mi piace tantissimo. Il packaging è bellissimo, è super super elegante, molto bello. Mi piace anche l'applicatore, che è così a goccia, e vi permette di applicare benissimo la tinta sulle labbra, è subito coprente sin dalla prima applicazione. Comunque, questa colorazione top, molto bella, la applico, ho lasciato le labbra nude proprio per farvela vedere, e
È bellissimo, cioè ve la sentite proprio morbida, setosa sulle labbra. E la colorazione meravigliosa. Vabbè, non l'ho applicata in maniera super precisa, ma almeno così riuscite a vedere il colore. Ci mette leggermente un po' di più ad asciugare rispetto a quelle tinte un po' più fluide, per fare esempio quelle di Mulac, che hanno una texture molto leggera. Questa impiega un attimino più tempo ad asciugarsi, perché avendo una texture mussosa, un po' più densa, necessita di qualche secondo in più per l'asciugatura, però è bellissima e mi dura tantissimo, mi è durata quasi tutto il giorno, meravigliosa. Per quanto riguarda i prodotti make up abbiamo terminato, ora voglio farvi vedere degli accessori che vedrete presto in un video dedicato ai pennelli, che ve l'ho promesso nel video precedente, quindi vi arriverà a breve questo video. Ma intanto volevo farvi vedere questi pennelli di Mesauda, scusate se sono sporchi ma li ho utilizzati per truccarmi, sono questi qua, in particolare questo che è il 508 che mi piace tantissimo, poi il 505 e questo per la cipria che è il 501. Sono degli ottimi pennelli, mi piacciono tanto, super super morbidi, e anche le forme che hanno mi piacciono molto, perché sono alcune particolari, altre un po' più classiche, però sfumano davvero benissimo. Magari ve ne parlerò più in dettaglio prossimamente nel video che farò dedicato ai pennelli insieme a quelli di Zoeva. Vi spiegherò un po' i pennelli che secondo me che utilizzo io, diciamo tra quelli che ho provato, che sono top e che sono veramente validi. E quindi tra quelli ci saranno sicuramente questi di Mesauda, che sono volati subito tra i miei preferiti. Per quanto riguarda invece la casa, volevo segnalarvi un prodotto che mi è stato omaggiato dall'azienda e che ho già amato letteralmente, ed è un prodotto dell'opificio San Nilo che vi ho mostrato sempre nei video top preferiti del 2016, questa azienda, non questo prodotto, per quanto riguarda la skincare. Tutta la mia skincare al momento è di loro, perché mi piace tantissimo, sono dei prodotti super naturali, made in Italy, e vabbè, non vi ripeto tutto quello che vi ho detto, andatevi a vedere quel video lì. E adesso ho provato quanto riguarda la casa questi oli, e devo dire che questo al melograno e uva fragola è una cosa paradisiaca. Se vi piacciono questi odori fruttati che sono sia agrumati ma dolci allo stesso tempo, uscirete letteralmente fuori di testa. Questo è uno dei miei preferiti, e ho provato anche quello all'uva e mela, se non erro. No, questo è uva e mela. No, fico e mela, che è fuori di testa, è buonissimo, sempre se vi piacciono quegli odori un po' profumazioni un po' fruttate, altrimenti ci sono altre profumazioni un po' più floreali come i fiori di Tiare e altre. Comunque andate sul sito a scoprirle tutte, però se amate quelle fruttate, queste senza ombra di dubbio sono quelle che vi consiglio, perché sono favolose. E niente ragazze, questo era tutto per quanto riguarda i prodotti preferiti di questo mese. Fatemi sapere se avete provato qualcosa di questi prodotti e come vi ci siete trovate. E adesso dovrebbe avvenire qualcosa di particolare, se il nostro ospite principale decide di venire qui a farci compagnia. Sta arrivando? Dai, forza! Andiamo a salutare, forza! Eccoci! Ciao a tutti, sono tornato! Vero, amore mio? Allora, Morris, siamo qui per salutare tutti i cucciolotti che ti hanno mandato le foto. Vero, amore? Madonna, sì, sì. Iniziamo a salutare il cucciolone di Simona, che si chiama Zach. Amore, quindi salutiamo Zach e Simona. E il suo cucciolone dolcissimo come te, vero cucciolino? Allora, dobbiamo anche salutare i cuccioloni di Marzia, che sono uguali a te, piccolini. Sono uguali a Morris. E salutiamo i cuccioloni di Marzia. Saluta, amore mio. Saluta! Ora invece salutiamo i cucciolotti di Alice. E i tuoi amici come te, Morris. Saluta i tuoi amici! I tuoi amici, amore! I tuoi amici! E il gattino Leo, i cucciolini Kira e Rudy, i tuoi amici! E poi salutiamo due bimbe dolcissime che ci guardano sempre
Le vogliamo salutare questi bimbi dolcissimi? Ciao bimbi, vi mandiamo un bacione grandissimo io e Morris. Vero amore mio? Niente ragazze, mentre Morris dorme in piedi, non si sa per quale motivo lui viene qui per dormire, noi vi salutiamo e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Saluta! Ma quanto vedi dolce con questo faccino! Madonna, che faccino!